Il 19 marzo 1984 sono nata all'ospedale Maggiore di Lodi. Ho trascorso i 36 anni della mia vita prima a sognare di esplorare il mondo e poi facendolo. Ho viaggiato per lavoro, ho visitato paesi per curiosità, ho vissuto a New York in Spagna ed ora chiamo Los Angeles casa. Per me la vita è sempre stata più grande di Lodi, il mondo un tutt'uno da essere scoperto. Eppure, come un bambino che si cura dell'amore dei suoi genitori, si sente forte nel fare i propri passi da solo, anche io, certa delle mie origini e della mia identità, non ho avuto paura di fare le mie esperienze. Lodi è la forza che porto dentro e che mi dà coraggio. Lodi è la bambina curiosa in me che mi porta lontano. Lodi è l'abbraccio materno che mi protegge ovunque sia. Ed ora che Lodi sta soffrendo, così anche il mio coraggio, la mia innocenza, la mia sicurezza tentennano. E così non mi importa nulla di esplorare questo mondo grandissimo. Non provo gioia a vivere nella soleggiata Los Angeles. Non riesco a pensare a quale sarà il mio prossimo passo. Sono ferma, immobile, come la mia cara Lodi. Il mio corpo è lontano, ma la mia mente è prigioniera oltre i confini di dove mi trovo. Con la mia famiglia, gli amici e francamente con tutti voi, lodigiani, italiani, perché in questo momento non importa chi siete. Siete tutti i miei fratelli e mie sorelle, acquisiti da una lotta comune e da un senso civico comune. Finché l'Italia non sarà guarita, io sarò immobile con voi, immobile e fiera delle mie origini. Lodi, ti amo. Resta forte così che io possa venire da te presto, ok?